BTM 2024, siamo alla Fiera di Levante, nel padiglione di Fondi Italia, in compagnia di Luca Lucia, presidente di Federterziario Cosenza. Benvenuto. Luca, qui oltre ad essere un'associazione datoriale che rappresenta e tutela i propri associati e aziende che si rivolgono a voi, siete anche un indicatore, vi occupate di formazione, in particolare con formazione finanziata da Fondi Italia. Ci stiamo dedicando a questa attività. Prima facevamo tramite un altro autore, sempre nel mondo penitenziario, lo facciamo direttamente da qualche anno. Quanto è importante oggi, secondo te, per un'azienda formare i propri dipendenti, i propri collaboratori? È fondamentale. Formazione in effetti al di là di quello che l'imprenditore può percepire, può mettersi nel tempo, specialmente da noi al meridione, in realtà è un valore aggiunto, perché il dipendente è molto più qualificato per poter operare. In particolar modo, ad esempio, nell'ambito della sicurezza, il dipendente guadagna delle competenze che aiutano a avere meno incidenti sul lavoro. Quindi Fondi Italia può aiutare intanto per la formazione cosiddetta obbligatoria, pensiamo a tutto il tema della sicurezza dell'88-2008, ma anche per avere competenze le più svariate, perché non si può costruire un percorso di formazione, definiamolo sartoriale, giusto? Assolutamente, perché noi di solito partiamo dall'ascolto delle esigenze, quindi presa delle esigenze, ad esempio lanciarsi un nuovo mercato, acquisire nuove lavorazioni, e quindi noi costruiamo, per così dire, la formazione in misura per quello. Per tua esperienza, quali sono i punti di forza per cui un'azienda sceglie Fondi Italia come proprio fondo? È proprio come dice lo sport, Fondi Italia, l'agilità, la velocità, il fatto che riesce ad intervenire sulle esigenze dell'impresa. Noi riusciamo spesso nell'arco di 2-3 mesi a portare un'impresa in aula, un dipendente in aula, quindi questo è importantissimo. Io ho operato con tanti altri fondi nella mia carriera professionale. Quello che ho trovato in Fondi Italia non l'ho trovato in nessuno.